aggiornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Classe 2004, la bellissima Yolanda, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha conquistato il cuore di tutti dopo il gesto tenerissimo del padre che non è passato inosservato. Se non avete mai visto Yolanda Renga, sappiate che è il connubio perfetto tra la mamma Ambra Angiolini e il papà Francesco Renga. Bella, giovane e angelica, ha gli stessi occhi e sorriso dell'attrice e lo stesso naso e capelli scuri del cantante. Yolanda ha compiuto 18 anni a gennaio, ma non sembra interessata al momento al mondo dello spettacolo, malgrado lei sia cresciuta a pane, cinema e musica. Tuttavia, sappiamo di Yolanda già da un bel po'. Abbiamo infatti scoperto che Renga fosse diventato padre nel lontano 2005. 17 anni fa, infatti, il cantante partecipò col singolo Angelo alla 55esima edizione di Sanremo, vincendo quell'anno la kermesse canora con l'singolo che, come ha ammesso lo stesso Renga, era dedicato proprio alla figlia Yolanda, nata da poco. Stiamo parlando di una canzone davvero toccante e sentita, che dimostra tutto l'amore incondizionato che un padre può provare per la propria figlia, un sentimento così unico e nobile che conquistò all'epoca tutti all'unanimità. Insomma, un po' come quest'anno è apparsa sin da subito scontata la vittoria a Mahmood e Blanco, così 17 anni fa, parve ovvio che dovesse arrivare primo Francesco Renga con la sua Angelo. Dopo tanti anni però, non solo il brano continua a far battere i cuori, ma regala anche emozioni fortissime. Yolanda, infatti, sembra uno spirito candido e libero, a tratti poetico, un po' come si può intravedere dai suoi scatti postati su Instagram. Ecco quindi che un concerto si è trasformato in una piccola, ma grande magia. Yolanda, fan numero uno del papà in concerto. Francesco Renga si trovava in concerto a Civitavecchia, quando è accaduto qualcosa che nessuno di noi immaginava. Nel backstage, infatti, c'era la figlia Yolanda che non ha perso occasione di cantare tutte le hit di successo del padre. Tra queste però per lei ha un posto speciale sicuramente Angelo. Così, una volta intonata la sua canzone, Yolanda non ha potuto fare altro se non guardare incantata suo padre e cantare con lui le parole che le sono state dedicate con tanto amore. Nel video è diventato immediatamente virale sui social. Si vede Yolanda molto emozionata e rapita da Francesco Renga, mentre lui canta il ritornello. A questo punto però, il cantante non può fare a meno di invitare la figlia sul palco, per omaggiarla, ancora una volta, stringendosi in un abbraccio affettuoso con lei, con l'approvazione di tutto il pubblico in visibilio per un gesto così tenero che ha conquistato anche tutta la community virtuale. Ieri a Civitavecchia veramente tantissimi, siete stati uno spettacolo, ma poi ho deciso di mettere uno di voi a caso, ecco. Il mio amore gigante Yolanda Renga, che ieri è salita sul palco col suo papo. Non ho resistito. Spero comprendiate, ha scritto poi Francesco Renga su Instagram. Chissà se li vedremo duettare prima o poi insieme sul palco. Yolanda però, ancora è davvero giovane, ha tutta una vita davanti e si gode gli ultimi giorni di un'estate speciale, quella dopo la maturità. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.